Expert, quando vuoi di più. Con l'Orange Best di Expert i numeri vincenti sono: sconto 10% sulla telefonia, 15% su informatica, 20% sui TV, 25% su clima e riscaldamento, 30% su grandi e piccoli elettrodomestici. Vieni e scopri la grandissima selezione pensata per te dai nostri esperti. Abbiamo tutti i numeri per farti felice e puoi pagare a tasso zero. Expert, gli esperti siamo noi. Fabio, andiamo subito di come hai preparato questa settimana e questa partita. È stato facile per te o hai trovato qualche difficoltà? Perché abbiamo visto un po' sui social dei calciatori, tutti erano arrabbiati, anche loro della scorsa di Cittadelle, e hanno detto Trapani sarà tutta un'altra musica. Preparato una settimana come le altre. Una partita che è andata partita male, iniziata male e finita male. Come non guardo le vittorie, non guardo le sconfitte, ogni partita a sé, e sappiamo che domani c'è un'altra partita difficilissima e importante per noi. Quindi al di là di tutto quello che noi diciamo, serve ben poco, noi dobbiamo mettere tutto sul campo, lasciare stare quello che è stato e pensare a domani. Quando perdi il morale non è mai positivo come quando vinci. Però allo stesso tempo non deve essere un morale che deve essere sotto i piedi, anzi, bisogna avere la forza sempre di reagire, la forza quando le cose vanno bene di essere equilibrati, la forza quando arriva una sconfitta brutta, la forza di reagire. E ripeto, a chiacchiere serve ben poco, bisogna reagire con i fatti. E domani c'è una partita dove ci sarà tanto da pedalare, tanto da soffrire. Non sarà una partita facile, anzi, sarà molto più difficile. Noi dobbiamo tenere alta la concentrazione perché è quello che è il nostro limite. A volte noi pecchiamo in questo. Noi dobbiamo stare sempre con la testa alta e lavorare, senza parlare, perché se iniziamo a parlare diventa un casino per tutti. Mister, il padrone, ovviamente c'è un grande rapporto con te, ieri ha detto in trasmissione, sia Fabio Casetta che Ciro Pulito arriveranno sicuramente in Serie A. Cosa pensi di queste parole? Io credo che la cosa più difficile sia pensare al presente, non al futuro. Se sarò bravo, saremo bravi, tanto dipenderà anche da quello che faremo quest'anno con la Juve Stabia, perché è normale, ognuno di noi può ambire e vuole cercare di ottenere il massimo della propria carriera, però io non penso al futuro, penso al presente, che il mio presente vale molto di più della Serie A, vale tantissimo salvare la squadra della mia città, perché anche se non sono di Castellammare, però sono uno stabiese d'adozione, quindi è molto più importante per me in questo momento salvare la Juve Stabia che pensare al futuro. Sono contento delle parole, poi il rapporto di stima reciproca che c'è tra me e il presidente lo sapete tutti, mi fa piacere sentire le parole dette soprattutto da lui. Però ripeto, dobbiamo fare i fatti e quindi penso al presente, non penso al mio futuro. Penso di mettere, no penso, sicuramente metterò in campo chi penso mi possa dare il 100%, non pensando alla partita di martedì, perché io non penso a quella di domani, martedì si penserà dopo la partita, quindi domani il turnover non c'entra niente, non ci penso neanche. Penso a mettere gli 11 e soprattutto anche chi subentra, per chi penso possa dare qualcosa per la partita di domani, un qualcosa di importante. Poi a martedì, all'altra si penserà dopo. Per i diffidati? Non li guardo, i diffidati. Magari non fai giocare uno dall'inizio, ti serve partita in corso, prendi l'ammonizione all'ultimo minuto. Non ci penso, non... Devono essere bravi soprattutto chi gioca, soprattutto i diffidati, a stare attenti, e se poi prenderanno l'ammonizione e salteranno martedì ci sarà chi subentrerà a dare il proprio contributo. Come state gestendo un po' questo discorso del coronavirus, diceva il collega, perché tante partite sospese, rinviate, porte chiuse, porte aperte, non si sa che cosa fare, poi alla fine così, visto il giocatore della Pianese, che anche lui è stato attaccato dal virus, come squadre parlate? No, ma si parla in continuazione di questo virus, che fa fatica a capire la verità dove sta, sì. Perché alcuni dicono che è un virus come tutti gli altri,
altri dicono che è un virus letale, non sai mai, perché mi metto anche nei panni dei medici, quando succede una cosa nuova è difficile trovare subito la soluzione. Stiamo nelle mani del Signore, quindi noi, io, no, ma devi esserlo per forza, altrimenti stai a casa e non esci più. Al minimo raffreddore, al minimo, è normale che un po' di paura, soprattutto negli ambienti chiusi, un po' di paura ce l'hai perché sei condizionato, però allo stesso tempo non puoi privarti o non puoi stare a casa sigillata a casa, perché non è una soluzione, secondo me, esatta. Devi cercare di evitare magari dei posti affollati, dei posti dove puoi evitare di andare, secondo me lo devi fare, però non è detto che non prendi il virus. Ma l'anno scorso, a mio avviso, era una partita con altro significato, perché era quella decisiva, era uno scontro diretto a poche partite dalla fine. Oggi, domani, sarà una partita importante per tutte e due le squadre, sia per noi che per loro. Ma ripeto, in continuazione, dall'inizio continuo a dire, noi non ci possiamo permettere il lusso di abbassare la guardia, l'attenzione, l'atteggiamento, altrimenti i risultati sono quelli di sabato. È inutile che ci prendiamo in giro. Noi, continuerò a ripeterlo, siamo una squadra che possiamo vincere e lottare con tutti e giocarsi la viso aperto con tutti, ma allo stesso tempo, se abbassiamo l'attenzione, l'atteggiamento, la voglia di lottare, vengono fuori tutti i nostri limiti. I nostri limiti, non parlo solo dei calciatori, di tutti, me compreso, anzi io prima di tutti. Quindi noi non ci possiamo permettere il lusso di abbassare l'attenzione, l'atteggiamento, altrimenti i limiti sono quelli visti col Cittadella, che è una partita che dopo tante tante partite ci può stare perdere. Fa male perdere così, perché non è la stessa cosa perdere una partita e te la gioca a viso aperto per 90 minuti. Noi dobbiamo essere bravi a capire, e aver capito soprattutto, che non abbiamo fatto una bella figura. Voglio perdere, ma perdere in modo diverso. Mister, l'ultima cosa, hai detto giocherà chi sta al 100%. Chi è? Cioè, nel senso, chi è che non è al 100%? Cioè, Tomucci, Calvano, come stanno coloro che stanno recuperando Vastalli, e come stanno chi invece è disponibile? Qualche acciaccato ce l'abbiamo, come del resto è dall'inizio dell'anno che un po' abbiamo qualche problemino da questo punto di vista. Tonucci, Calvano, Mastalli ancora non stanno al 100%, perché è normale, Tonucci è quello che ha giocato l'ultima partita, è normale che non sta ancora al 100%, non è il Tonucci dall'inizio campionato quando stava bene, un po' il ritmo partita, poi rientrava da tanto tempo, e poi nel marasma generale non è facile dare una valutazione, perché poi non c'è stato un giocatore che ha fatto bene o meno peggio. Secondo me in quella partita era difficile anche per lui, soprattutto per lui che arriva da un infortunio, e tenere o fare una grande partita. Dobbiamo avere il tempo e dargli soprattutto il tempo per recuperare quel ritmo partita che gli manca. Poi qualche acciaccata ancora ce l'abbiamo, speriamo di recuperarlo. Anche in questo valuterò anche se c'è qualche acciaccato, se utilizzarlo domani oppure risparmiarlo, ma non i diffidati. Grazie a tutti.